Ciao a tutti amici di eximardora.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione la nuova SteelSeries Apex M500, tastiera da gioco di tipo meccanico. Possiamo già vedere dalla confezione come il design riprenda molto il precedente modello che ha avuto grande successo tra i videogiocatori. Parliamo appunto della SteelSeries 6GV2. Partendo dalla confezione, classica confezione color nero con qualche richiamo arancione, immagine illustrativa del prodotto, alcune caratteristiche veloci riportate nell'angolo sinistro e nell'angolo destro. Passando al retro della confezione, invece troviamo un'ulteriore immagine illustrativa e altre caratteristiche riportate soltanto con del testo, tra cui la possibilità di utilizzare questa nuova tastiera con lo SteelSeries Engine 3, che è appunto il software di gestione per tutti gli ultimi prodotti dalla SteelSeries. Scusate il gioco di parole. Procediamo dunque a vedere cosa troviamo nella confezione. Un semplice manuale di istruzioni, nella parte inferiore due loghi della SteelSeries ed infine e soltanto troviamo la tastiera, la SteelSeries Apex M500. Come notiamo immediatamente, il design è classico, essenziale, come i giocatori diciamo più esperti, più navigati preferiscono. Quindi una tastiera senza troppi fronzoli a livello di retroilluminazioni, effetti e quant'altro. Colorazione prettamente nera. Come abbiamo già detto, ricorda ampiamente il modello 6GV2, quindi una tastiera molto solida, robusta e che durerà sicuramente per le vostre fragate. Layout di digitazione per questo dato modello è americano, lo possiamo anche vedere dallo spazio, diciamo non a L rovesciata, ma lungo. Diciamo che le principali caratteristiche di questo nuovo modello sono semplicemente la retroilluminazione e la riadozione di switch meccanici della Cherry, precisamente dei CRMX Red. Alcuni dettagli sono stati comunque diciamo implementati in questo modello. Troviamo il logo della SteelSeries inciso nello chassis in plastica con una finitura rugosa. Troviamo i tasti multimediali che vanno dal tasto F7 ad F12, che potranno essere attivati sempre in duplice combinazione con il tasto funzione, caratterizzato dal logo della SteelSeries. E dato che il nuovo modello Apex M500 è dotato anche di una retroilluminazione blu, potremo variare l'intensità della retroilluminazione su diversi livelli tramite la combinazione di tasti FN, F5, FN, F6. E ovviamente la retroilluminazione potrà essere variata anche tramite il software di gestione. Come dicevamo, la Apex M500 è dotata esclusivamente di switch meccanici CRMX Red. Una veloce prova di digitazione, giusto per sentire il rumore. Rimuoviamo velocemente un caps e notiamo sia lo switch CRMX Red che il LED posto come sempre al di sopra della struttura dello switch che retroilluminerà i singoli tasti di un colore blu. Notiamo anche come SteelSeries abbia integrato diciamo, un plate in plastica all'interno dello chassis principale di colore blu per aumentare l'effetto della retroilluminazione di questo colore. Rimontiamo velocemente il caps, che come sempre sono caps in ABS con lettere e caratteri incisi al laser. Altro piccolo dettaglio riscontrabile nel lato della tastiera, dove troviamo anche qui il logo della SteelSeries serigrafato nello chassis, sia nel lato sinistro sia no, scusate, soltanto nel lato sinistro, ricordavo male. Passando nel retro della tastiera troviamo un nuovo design anche per questa parte, una sorta di combinazione di triangoli un poco più arrotondati, logo della SteelSeries riportato anche qui, una pratica canalina che ci permetterà di organizzare al meglio il cavo integrato nella struttura.
Troviamo i classici piedini in plastica rialzabili per agevolare la scrittura e nel caso potremmo utilizzare quelli in gomma già presenti nella parte inferiore, che sono tre, come possiamo vedere. Piccolo adesivo con altre informazioni e nulla più. Nella parte alta non troviamo nulla di particolare. Passiamo dunque al cavo, che è un cavo classico rivestito di gomma, e il connettore USB non è placcato oro, ma è normale. Non troviamo prese USB pass-through, quindi un semplice connettore USB che potrà essere collegato alla presa USB posteriore del nostro computer e quindi utilizzare immediatamente la tastiera. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione completa sul nostro sito www.eximhardware.com come al solito. Un saluto a tutto lo staff.